Si è svolta questa mattina presso la prefettura di Isernia la conferenza permanente allargata ai sindaci e a tutte le autorità militari della provincia Pentra, convocata dal prefetto Filippo Piritore. Un momento di incontro per trattare diverse problematiche presenti sul territorio. Tra queste la questione di Poste Italiane e della carenza di personale su tutto il territorio, e anche quella della presenza dei rifiuti tossici sul territorio. Problematiche sulle quali il prefetto Piritore intende impegnarsi in prima persona, come spiegato ai nostri microfoni. Avrò un incontro con l'ente Poste nei prossimi giorni. Vedremo che cosa esce fuori da questo incontro e poi naturalmente speriamo di poter tranquillizzare i sindaci sul servizio postale. Esistono dei rifiuti che sono di materiale edile o di altre provenienza, ma che non contaminano certamente l'ambiente. Comunque le ricerche sono ancora in corso e vedremo poi di fare un quadro completo della situazione. Presenti all'incontro anche i rappresentanti sindacali di Poste Italiane, tra questi il segretario regionale di Will Poste, Giuseppe Contento, che ha ribadito l'emergenza che l'azienda sta vivendo sul territorio, soprattutto a Venafro, dove la carenza di personale rende difficile la consegna puntuale della corrispondenza ai cittadini. Fra pochi giorni, e oggi è il motivo di questa riunione, oltre che è di carattere generale, il recapito sarà chiuso a Venafro e sarà trasferito su Isernia, sul CDM di Isernia. Questa è una gravità imperdonabile all'azienda, cioè vuol dire che l'azienda nel Molise non punta più a un rilancio dei servizi. Lasciare una cittadina come Venafro senza portalettere, cioè facendo partire i portalettere da Isernia a Venafro, a Ceppagna, a Sesto Campano, significa che noi 2 ore di servizio sul territorio lo perdiamo stando sulla strada.